Buongiorno a tutti, benvenuti in Parlamento, benvenuti nella Sala della Regina, una delle sale più prestigiose di Montecitorio e grazie di essere qui. Una giornata importante, una giornata della presentazione del rapporto biennale, ma per i motivi pandemici, ahimè, non è biennale questa volta, andiamo per 5 anni sostanzialmente, dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Quindi i dati da analizzare, da presentare, sono molto interessanti, sono due volte interessanti. Saluto la Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, posso dire l'amica Anna Maria, il professore Antonio Felice Uricchio, io lo saluto nella sua veste di presidente dell'ANVUR, consentitemi, una delle colonne del Ministero dell'Ambiente quando io ero Ministro dell'Ambiente, come ho detto poc'anzi innanzi a un caffè, mi ha sopportato, che è diverso da supportare le mie intemperanze ministeriali, mettiamola così, quindi grazie di essere qui. Al dottor Daniele Livon, direttore generale, grazie, a tutti i consiglieri dell'ANVUR, a tutti voi veramente grazie di essere qui. Il mio è un intervento di saluto e l'ho voluto costruire però partendo da alcuni dati. E come vi dicevo, questo rapporto è particolarmente significativo perché copre uno spazio di tempo supplementare e ci consente quindi delle riflessioni nell'analisi dei dati che ci danno una visione supplementare. L'università e la ricerca costituiscono una risorsa fondamentale, pleonastico dirlo, però diciamolo, e diciamolo qui in Parlamento, un patrimonio per il Paese sotto ogni punto di vista, l'espressione piena realizzazione delle persone, la libertà di manifestazione del pensiero, la formazione di una cittadinanza democratica consapevole, la conservazione e l'evoluzione della cultura, la coesione, lo sviluppo sociale, l'inclusione della diversità e l'espressione del pluralismo, la crescita economica, il progresso della scienza e della tecnica. Sono tutti elementi che si fondano qui dentro il mondo universitario e della ricerca. Rispetto a tutto ciò, l'ANVUR per esempio, e non solo, nel dialogo costante e imprescindibile con la comunità scientifica accademia, consente la costante sintonizzazione su queste realtà e come elemento fondamentale delle istituzioni. Un ruolo veramente solido. Il monitoraggio di cui stiamo parlando, l'analisi del dato, e scorrendo quindi le pagine del rapporto che vedo avete tutti innanzi, ci restituisce un primo dato positivo. In termini di produzione scientifica rispetto ai principali paesi europei, l'Italia in questo periodo, l'abbiamo detto più lungo, ha consolidato la propria posizione, facendo registrare un lieve ma progressivo incremento del suo peso rispetto alla quota di produzione scientifica. Leggo dal 3,6% nel periodo 2011-2015 al 3,9% nel periodo 2016-2021. Attenzione, 2016-2021 con il momento pandemico dentro, ed è cresciuta. Rapportando il numero di pubblicazioni al numero di ricercatori pubblici, la produttività della ricerca italiana presenta un trend in crescita, con un rapporto che va da 1,08 pubblicazioni per unità di personale del 2015 a 1,31 pubblicazioni del 2020, che pone l'Italia tra i paesi più produttivi, secondo solo ai Paesi Bassi. Nella capacità di competere a livello internazionale sui finanziamenti da bandi competitivi va apprezzato il miglioramento del 7° programma quadro e Horizon nella percentuale di progetti finanziati che hanno visto un'istituzione italiana come ente ospitante. Vi è anche una seconda ragione, a mio parere, di grande interesse attorno a questo rapporto 2023. Il documento infatti giunge non solo a 5 anni dal precedente, ma nella drammatica esperienza pandemica guarda anche alla stagione delle riforme, lo diciamo con la ministra davanti a un caffè poc'anzi, gli investimenti legati al PNRR, che quindi hanno una frontiera al 2026, la base per poter costruire qualcosa di più importante. In questo passaggio storico il rapporto ben fotografa lo stato dell'arte e le prospettive evolutive di una serie di temi, questioni e problemi, che in taluni casi possiamo anche dire datati o
invece più recenti del sistema italiano dell'università e della ricerca, nell'ambito di un piccolo speech istituzionale come il mio, mi limito a darvi qualche elemento di riflessione che sicuramente già vi appartiene, ma mi piace in questa sede proporvelo. Il numero degli iscritti nell'anno accademico 2021-2022, gli studenti sono circa 1.950.000, con un dato di crescita del 10,3% rispetto a 10 anni fa. L'aumento della popolazione universitaria è stato particolarmente rilevante per le università telematiche, alle quali l'anno accademico 21-22 risulta nell'anno accademico un'iscrizione superiore dell'11,5% degli studenti universitari. Più problematico magari è il quadro della mobilità universitaria, su questo una riflessione va fatta, che conferma ben noti problemi, già erano noti quindi, sul piano dei divari nord-sud e della scarsa coesione territoriale. Stando al rapporto nell'anno accademico 2021-2022, con riferimento alle università tradizionali, quindi escludiamo un attimo le telematiche dalla nostra riflessione, il saldo tra immatricolati e immatricolati residenti negli Atenei del centro-nord si attesta a un più 15,1%, a fronte di un saldo negativo del meno 19,3% per le università del Mezzogiorno. Se da un lato la mobilità studentesca quindi rappresenta un valore in termini di opportunità, di crescita, aggiungo di confronto, dall'altro lato essa diventa un elemento critico se caratterizzata dalla unidirezionalità, soprattutto per un paese che nei prossimi anni dovrà affrontare le conseguenze del calo demografico in atto. È evidente come sotto questo profilo il problema non è quello della qualità degli Atenei, diciamolo con molta chiarezza, la qualità degli Atenei è alta, e dei centri di ricerca ovviamente nel Mezzogiorno, spesso sono anche dei poli di eccellenza, ma quello delle opportunità di crescita, sviluppo e lavoro dei territori nei quali tali realtà si collocano. Con molti studenti che scelgono di trasferirsi dal sud al nord per inserirsi in tessuti socio-produttivi e socio-economici più pronti ad assorbirli nell'immediato momento lavorativo. Problematico è anche il tasso dell'abbandono degli studi, tema che va anche questo affrontato, che ha risentito certamente della pandemia. Infatti il tasso di abbandono tra il primo e il secondo anno delle lauree triennali era sceso da un dato minimo di circa il 12% per tutte le coorti di immatricolazione dell'anno accademico 2015-2016 fino all'anno accademico, guarda caso, 2019-2020, 3 punti percentuali in meno rispetto a 10 anni fa, ma ha registrato un significativo aumento per gli immatricolati nell'anno accademico 2021, risalendo a 14,5%. Su questo è il caso di interrogarsi. Confidiamo che l'uscita dalla pandemia, lo verificheremo di qui a un po', possa portare tale percentuale di nuovo a scendere. Importanti passi in avanti sono stati compiuti in tema di diritto allo studio. Nel 2021, grazie all'incremento del fondo integrativo statale, il 98% degli studenti idonei ottiene la borsa di studio a fronte del 75% del 2012. L'introduzione a partire dall'anno 2017 della cosiddetta no tax area consente a uno studente su tre l'esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie, un dato che nel Mezzogiorno si avvicina al 50%, dato anche questo da considerare. Per quanto riguarda il personale universitario, il numero di docenti, che si era fortemente ridotto fino all'anno 2017, ha ripreso a crescere e alla fine del 2022 è pari a 61.000 unità circa, di cui 70% professori e 30% ricercatori, con un rapporto studenti per docente di 28,5 per le università tradizionali e di circa 385 per le università telematiche. C'è invece ancora molto da fare in tema di residenze universitarie, l'abbiamo affrontato in aula, Ministro, si rammenta questo tema importante. Anche in questo caso sono notevoli le differenze territoriali rispetto al dato medio nazionale. Almeno nell'arco di tempo non aggiornato, gli ultimi sviluppi legislativi, l'abbiamo detto, gli investimenti del PNRR, che vede 8 studenti per ogni posto letto. Su questo, lo dico con molta franchezza, il Parlamento e il Governo ci sta lavorando. Quanto al numero di diplomi di laurea rilasciati annualmente, questo è aumentato di circa il 16% in 10 anni ed è cresciuta la percentuale di coloro che si laureano nelle università telematiche.
nell'anno 2020-21 rappresentano il 10% del totale, a fronte dell'1,7% negli anni 2011-2012. Sotto questo punto di vista però siamo ancora indietro. La percentuale di laureati della fascia dell'età 25-34 anni, che nel 2021 ha raggiunto il 28,3%, è ancora ben lontana dal dato europeo del 47,1%. Desta preoccupazione anche la percentuale di ragazzi tra i 18 e i 24 anni che non studiano, che non lavorano e che non cercano lavoro, in IT, che nel 2021 in Italia ha raggiunto, ahimè, il 27,1%, la media è il 16%. Ci tengo a evidenziare che sotto tutti questi aspetti le istituzioni e questo Parlamento sono quotidianamente al lavoro, l'ho detto prima, lo ribadisco, ci teniamo tutti. L'implementazione delle lauree abilitanti, la riforma dei corsi di laurea, gli interventi per l'AFAM, le disposizioni sull'housing universitario sono soltanto alcuni esempi sui quali stiamo lavorando. Concludo dicendo che frequentare, almeno a mio parere, frequentare bene l'università e far sì che l'università e la ricerca siano ben curate, utilizzo il termine I care, cioè siano una delle priorità del Paese, significa maturare, Umberto Eco, almeno 20 anni di vantaggio rispetto a chi non lo fa. E noi siamo il Paese del G7, non dimentichiamolo, abbiamo bisogno di università e di ricerca, e è la nostra priorità, deve essere la nostra priorità. E nelle università si costruisce, e io di questo ne sono assolutamente convinto, e si disegna il futuro. Senza l'università, e senza università di standing, e senza professori e ricerca di standing, quindi senza I care university, noi ritorniamo ad un medioevo della cultura e della ricerca, e ce lo dobbiamo dire questo. Per tale motivo, io lo dico spesso, e questo è uno dei temi sui quali ci tengo particolarmente. Quando si parla di università, quando si parla di ricerca, non esistono colori, non esistono appartenenze, non esistono bandierine da mettere. Qui il Parlamento unito può fare uno splendido lavoro e è chiamato a farlo. E qua lo dico in questa sala, nella sala del Parlamento, in una delle sale più prestigiose del Parlamento, per dire che in questa direzione noi ci siamo fino in fondo, e per questo vi ringrazio di essere qua. Buon lavoro. Grazie Presidente per il suo saluto, ma soprattutto le riflessioni che ci ha offerto. Un ringraziamento al Ministro, alla professoressa Bernini, e ringrazio per il costante sostegno all'attività dell'Agenzia e soprattutto perché ha dimostrato anche attraverso il suo lavoro di credere nella cultura della valutazione e nella nostra Agenzia. Un ringraziamento ai Ministri che l'hanno preceduta, che sono qui presenti e che saluto anche perché hanno seguito negli anni il percorso di crescita dell'Agenzia, e quindi i risultati del rapporto in qualche modo riflettono anche il lavoro svolto, la professoressa Carrozza, il professor Profumo e il professor Bussetti. Un ringraziamento al Presidente della CRUI, perché il rapporto ANVUR-CRUI è un rapporto di confronto costante, ma soprattutto ricco anche di elementi di riflessione. Quindi se l'ANVUR lavora e lavora con impegno, è qui il merito anche di questo dialogo che è sempre aperto con la conferenza dei rettori. Saluto ai parlamentari, Presidente Ostrato, ai colleghi delle commissioni che sono qui presenti. Mi fa piacere che partecipiate a questo momento di presentazione del rapporto, ma poi anche di illustrazione di alcuni dati che credo siano importanti, che per comprendere anche il quadro complessivo dell'higher education nel nostro Paese. E poi un saluto ai magnifici rettori, ai past president dell'ANVUR. Siamo giunti al quarto rapporto, ma i precedenti sono stati curati dai presidenti Fantoni, Graziosi e Micoli, che oggi sono qui presenti. E un ringraziamento a tutto il personale dell'Agenzia. Siamo pochi, ma lavoriamo molto, in qualche modo abbiamo anche un impegno importante, come anche il Presidente Costa diceva in precedenza, ma riuscire a fare
molto con poco è sicuramente un motivo di orgoglio che come Presidente dell'Agenzia mi sento di proporre in questa occasione. Il rapporto è un adempimento previsto da una legge dello Stato, articolo 4 del DPR 76 del 2010. Il rapporto viene curato periodicamente dall'Agenzia e consegnato al Ministro che poi lo illustra al Consiglio dei Ministri. Abbiamo voluto in questa occasione presentarlo in Parlamento con anche la piena condivisione del Ministro, perché riteniamo che sia importante anche un momento pubblico di illustrazione di dati, ma anche di riflessione che possa essere svolto anche coralmente, prima che poi il rapporto venga formalizzato e poi lo ritroverete tutti sul sito a partire da oggi. La struttura del rapporto è attualmente costruita su un rapporto di sintesi, sono 200 pagine, non è, però è un rapporto già abbastanza ricco, e poi viene seguito da focus tematici, ben 11, su tematiche diverse che abbiamo poi voluto anche rappresentare, che saranno pubblicate a cominciare dal mese di luglio. Affrontiamo problematiche importanti come la terza missione, i dipartimenti di eccellenza, l'internazionalizzazione, la disabilità, i divari di genere, quindi dei focus che abbiamo voluto sviluppare anche arricchendo la struttura del rapporto e consentendo anche di approfondire delle tematiche che crediamo di rilevanza generale. E quindi ritroveremo, ecco, vedete qui rappresentati i focus tematici che diventeranno poi volumetti ulteriori che arricchiscono il nostro rapporto. Come diceva il Presidente Costa, la finalità del rapporto è illustrare e rappresentare lo stato dell'higher education nel nostro Paese. Quindi l'università, 98 istituzioni accademiche, il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che è in fase di crescita esponenziale per numero di iscritti e per anche docenti. Vedete qui anche i dati, ben 159 istituzioni che popolano e poi arricchiscono anche l'esperienza formativa del nostro Paese, 14 enti di ricerca, quindi un perimetro particolarmente esteso e ricco che rende il nostro Paese tra i più competitivi del mondo. Poc'anzi veniva riconosciuto proprio dal Presidente Costa come il nostro Paese abbia un posizionamento internazionale di rilievo. E questo anche è dipeso da questa crescita a cui il sistema in questi anni è riuscito a dimostrare, e probabilmente con la spinta della valutazione ha contribuito anche a questa crescita del nostro sistema. La valutazione è un po' il combustibile di questa macchina che si è messa in moto e che oggi raggiunge risultati importanti. Siamo riusciti in questi anni a ridurre il gap rispetto ad altri paesi, e l'incremento qualitativo è sicuramente uno dei dati più importanti del nostro sistema. Nel rapporto abbiamo voluto analizzare i 5 anni, 18-23, rispetto al precedente rapporto, ma abbiamo anche voluto prendere in considerazione un arco temporale più esteso, dal 2011, l'anno in cui ANVUR ha avviato la propria attività. Siamo tra le agenzie più giovani d'Europa, come i past president sanno bene, e abbiamo voluto quindi prendere in considerazione un arco temporale anche di poco più di un decennio per dar conto di come il sistema universitario del nostro Paese sia cambiato. Devo dire che i mutamenti sono in parte esterni, ecco, sicuramente le trasformazioni del mercato del lavoro, l'irrompere anche della transizione digitale, la questione ambientale, il tema dei divari territoriali, la crisi economica, la crisi pandemica hanno influenzato anche il nostro sistema accademico in Italia come anche altrove. Però poi ci sono anche delle cause interne di cambiamento, dei processi che sono stati messi in moto, e la valutazione ha contribuito a mettere in moto questi processi. Innanzitutto una maggiore consapevolezza della responsabilità sociale dell'istituzione accademica. L'università non è più, e non lo è da tempo, probabilmente
un eremo autoreferenziale, ma dialoga con la società e percepisce appieno il contributo che la società può rendere all'università. C'è un rapporto biunivoco forte che si sviluppa anche in questi anni. L'università risente dei cambiamenti del sistema esterno, ma attraverso i processi come luogo di ricerca, di innovazione, contribuisce all'innovazione e a questo cambiamento sociale. E la responsabilità sociale dell'università emerge appieno attraverso anche il tema forte della terza missione, il rapporto fra scienza e società, fra conoscenza e mondo esterno, che poi comporta anche una forte responsabilizzazione dell'università, che percepisce appieno il proprio ruolo. Un documento interessante della European University Association, dell'EUA, ecco, prende in considerazione anche i cambiamenti più importanti che si sono prodotti in questi anni. E uno degli aspetti proprio più importanti è questa relazione con i territori, inteso in senso ampio, il territorio non è solo quello della propria località, ma il mondo, la capacità strategica, la capacità anche di esprimere attraverso la ricerca un impegno sociale nuovo. Questi dati, questi elementi sono presenti nel nostro rapporto, evidenziano anche questo profondo mutamento che ha consentito anche in questi anni al sistema universitario di contribuire alla crescita del nostro paese. Il PNRR è una grande e straordinaria opportunità. Le università e il mondo della higher education interpreta appieno questo ruolo. Nel rapporto non abbiamo ovviamente ancora avuto modo di prendere in considerazione gli effetti del PNRR che si produrranno nel tempo, magari il prossimo rapporto sarà dedicato a questo, però è indubbio che attraverso le risorse del PNRR e attraverso l'incremento di risorse destinate al sistema universitario molti obiettivi siano stati centrati e molti risultati conseguiti. Dopo gli anni 15-18 in cui il sistema universitario aveva subito anche una flessione nelle risorse, abbiamo assistito negli ultimi anni ad una crescita importante del fondo di funzionamento ordinario che ha raggiunto anche oggi, oltre, ecco, vedremo nel prossimo anno, ma quasi 9 miliardi, quindi un risultato assolutamente straordinario se rapportato al passato, con una crescita di risorse di oltre 1 miliardo di euro. Abbiamo potuto destinare al diritto allo studio importanti risorse, subivamo dei ritardi in passato, sia sul tema delle residenze, sul tema delle borse di studio. I dati che poc'anzi anche il Presidente Costa illustrava evidenziano dei risultati importanti. Quasi il 98% degli studenti oggi idonei beneficia di borse di studio. Il tema degli studenti con disabilità è un tema molto caro all'Agenzia, che ha dedicato un rapporto specifico e uno dei focus ha consentito anche di intervenire sui servizi per il diritto allo studio degli studenti disabili. Stiamo sviluppando anche un'analisi che ci proietta anche su una dimensione internazionale come esempio, anche virtuoso, anche nell'analisi non solo degli studenti con disabilità ma anche del personale. Proprio ieri anche è stata approvata una norma che si riferisce alla disabilità, ai delegati della disabilità nel sistema AFAM, quindi particolarmente importante. Indubbiamente accanto alle luci, ecco, ci sono delle ombre che non possiamo evidentemente anche ignorare e tacere. Abbiamo soprattutto questa ricomposizione sul piano territoriale della popolazione studentesca. Abbiamo avuto una crescita del numero degli studenti rispetto a 10 anni fa, oltre il 10% in più di studenti, ma questa crescita non è stata omogenea. I divari territoriali impattano pesantemente anche sull'assetto della popolazione studentesca. Sud e isole subiscono un arretramento del numero di iscritti e laureati e gli studenti invece si spostano su le aree del nord e anche all'estero, e abbiamo anche questo rafforzamento delle università telematiche che impone evidentemente anche delle riflessioni. Abbiamo ancora una percentuale modesta di laureati nelle lauree professionalizzanti, un modello da poco anche sviluppato. Sulle residenze universitarie stiamo lavorando, credo, come dire, anche il Ministro, ma siamo ancora indietro rispetto alla media europea.
poco più di 50.000 studenti possono fruire di residenze universitarie, a fronte anche di 4 volte tanto della Germania, per esempio. Abbiamo ancora una fuga di cervelli, di ricercatori e dottori di ricerca, stiamo conducendo un'analisi anche su questi temi e offriremo anche ulteriori elementi di riflessione. Abbiamo ancora dei ritardi nella formazione continua e nelle politiche di placement, un tema che è nel PNRR, nell'ambito della missione 4, e poi il tema dei divari di genere che ancora, nonostante dei miglioramenti, ancora permangono all'interno del sistema universitario. Credo comunque che, nonostante queste ombre, le luci siano maggiori e soprattutto i risultati conseguiti in questi anni, il miglioramento della performance complessiva del nostro sistema universitario e dell'alta formazione artistica e musicale e degli enti di ricerca ci consenta di guardare con ottimismo al futuro, non solo per l'impegno profuso dalle istituzioni, per la maggiore consapevolezza del ruolo e anche per la piena percezione di come l'higher education nel nostro paese sia, come diceva Einstein, una cosa viva, un luogo in cui pensare e insegnare liberamente, in cui offrire attraverso il sapere critico il contributo alla crescita del Paese. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti anche da parte mia, benvenuti, saluto anche tutti coloro che sono collegati e che seguono questa presentazione via streaming. Il mio compito è cercare, possibilmente in maniera completa, ma i dati sono molti, un po' di guidarvi questa mattina rispetto ai temi che sono stati accennati sia dal Presidente della Camera che dal nostro Presidente. Prometto di essere il più rapido possibile, però non vi nascondo che su alcuni passaggi cercherò di soffermarmi, ma semplicemente perché credo che oggi sia il momento anche di valutare l'impatto di alcune riforme importanti che ci sono state negli ultimi anni e credo che questo sia una cosa doverosa, che dobbiamo al Paese capire che cosa ha funzionato, che cosa invece dobbiamo ancora migliorare. Da questo punto di vista il sistema universitario, non mi dilungherò su cose che sono già state in parte dette, oggi è costituito da 99 università, complessivamente come vedete, molto distribuito sul territorio nazionale. Abbiamo 58 università statali, 3 politecnici, 2 al nord, 1 al sud, 7 scuole superiori, da poco più di un anno si è aggiunta la scuola meridionale, scuole che prevalentemente fanno dottorati di ricerca, ma non solo dottorati di ricerca, 20 università non statali e 11 università telematiche. Questa è la geografia del nostro sistema paese per quanto riguarda la formazione universitaria. È stato già accennato, il Paese ha, in termini di iscritti e di matricolati, avuto 2 fasi negli ultimi 10 anni. Una prima fase che va dall'anno accademico 11-12 fino all'anno accademico sostanzialmente 15-16 con un calo importante, sia in termini di iscritti che anche di matricolati. Però finalmente poi la curva ha ripreso a crescere e quindi siamo cresciuti in maniera importante, credo anzi che i dati dell'anno accademico 2022-2023 siano in ulteriore crescita rispetto a quelli che io presento qui in questa slide. Da sottolineare che c'è stato un anno particolare, l'anno 2021, in cui anche il numero di immatricolati ha raggiunto il suo apice, questo è l'anno della pandemia, con alcuni elementi che approfondiremo nelle prossime slide. Attenzione che però questa crescita, che giustamente è stata richiamata di circa il 10% a livello nazionale, si è distribuita in maniera diversa tra le tipologie di università. Questo è un dato importante. Le università tradizionali, cioè non telematiche, che si distinguono a loro volta in università statali e università non statali, con le università statali, che sono la parte, diciamo così, più cospicua del sistema universitario, hanno visto una leggera decrescita di poco più dell'1% in questi anni di iscritti. Molto importante invece la crescita sia per università non statali tradizionali, ma soprattutto per università telematiche, e qui le vediamo. Un dato importante è anche valutare nell'ambito del numero di iscritti qual è la composizione degli iscritti, cioè la percentuale di studenti regolari, cosiddetti, almeno quando io studiavo, gli studenti in corso, più direttamente. Gli studenti in corso sono aumentati in maniera importante in tutte le tipologie di università. Attualmente abbiamo il 77,2% degli studenti che sono in corso, anche qui con delle differenze importanti tra università statali, non statali e università
telematiche. È stato detto, questi sono, se pensassimo alla bandiera italiana, dei colori molto molto belli, ma è una rappresentazione invece che deve dare qualche elemento di riflessione importante. Questa è la variazione degli iscritti in 10 anni ed è una nuova geografia del sistema universitario nazionale. Queste sono le università tradizionali, sia le statali che le non statali ovviamente, dove, come vediamo, c'è stata una crescita in quasi tutte le regioni del nord del paese. C'è stata una decrescita importante sostanzialmente in tutto il sud e nelle isole, quindi in tutto il mezzogiorno. Da un punto di vista quantitativo questi sono i numeri di cui parliamo, più 66.000 studenti circa a nord-ovest, più 41.000 studenti a nord-est, sostanzialmente stabile il centro dell'Italia, meno 70.000 studenti al sud, meno 31.000 studenti nelle isole. In termini percentuali, al di là dei valori assoluti, vedete che stiamo parlando di 2 cifre percentuali, quindi sono dati molto 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 rilevanti. Dato interessante su cui riflettere, il saldo migratorio, la mobilità degli immatricolati. Se prendiamo l'anno accademico su cui i dati sono più stabili e consolidati, vediamo in questa slide il rapporto tra coloro che entrano in una regione perché provengono da un'altra regione rispetto ai residenti che scelgono invece l'università in una regione diversa. Questo rapporto, vedete che abbiamo alcune regioni, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, che anche da un punto di vista dimensionale è un rapporto nettamente positivo. In Emilia Romagna, per ogni studente dell'Emilia Romagna che esce dalla regione, ce ne sono 4 che entrano in Emilia Romagna. Viceversa, vediamo anche qui, purtroppo, alcune regioni del sud e delle isole, Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, con un rapporto nettamente sfavorevole. Se guardiamo questo che riguarda gli immatricolati, prima abbiamo parlato degli iscritti, è ovvio che l'elemento di attenzione deve ulteriormente rafforzarsi. Le caratteristiche degli immatricolati all'università nell'anno accademico 21-22. Un dato sostanzialmente stabile, il 60% dei diplomati, oggi ci sono, inizia la maturità, il 60% dei diplomati negli ultimi 10 anni ha scelto di proseguire il suo percorso iscrivendosi all'università. Questo è un dato sostanzialmente stabile. Di coloro che sono iscritti all'università, gli immatricolati, circa il 75%, quindi 3 su 4 ha un'età fino a 19 anni, 1 su 4 ha più di 19 anni. Da un punto di vista della composizione degli immatricolati per diploma di provenienza, abbiamo un 62% che provengono dai licei, 23,5% dagli istituti tecnici. Si è spento? Ah, ok. 23,5% dagli istituti tecnici, 7,2% dagli istituti professionali. Purtroppo abbiamo dati bassi per coloro che ottengono il diploma all'estero, che non vuol dire esattamente stranieri, potrebbero essere anche degli italiani che ottengono il diploma all'estero, ma le percentuali sono basse. Poi c'è una percentuale di dati non conferiti, su questo faccio un invito, so che sono collegati anche tanti direttori delle università, curate l'invio dei dati all'anagrafe degli studenti, perché quel 3,5% è un dato che sarebbe importante sapere che cosa nasconde. Se guardiamo invece la percentuale di diplomati che si immatricolano suddivisi per scuola secondaria, abbiamo che il 76% dei liceali sceglie di immatricolarsi all'università, il 46% di coloro che ottengono la maturità tecnica, il 24,6% di coloro che ottengono la maturità professionale. Da questo punto di vista, soprattutto per gli istituti tecnici e gli studi professionali, forse un'attività di orientamento più mirata sarebbe importante. Tassi di abbandono. Qui rapidamente, perché i dati sono, io direi, positivi. Guardiamo l'ultimo anno, però guardiamolo con, naturalmente, con le pinze. Tassi di abbandono sia tra il primo e il secondo anno, che sono nella parte sinistra di questa slide, sia sulle lauree triennali, guardando l'intero ciclo, sono in netta decrescita negli ultimi anni. Abbiamo fatto dei passi importanti in avanti, sicuramente le politiche di orientamento da un lato e di tutorato che stanno continuando con ingenti finanziamenti ministeriali hanno dato i loro risultati. L'anno 2020-2021, qui naturalmente noi fotografiamo le coorti degli studenti, ha rappresentato un anno particolare. È stato l'anno in cui gli immatricolati sono cresciuti, era l'anno della pandemia, probabilmente molti studenti hanno provato a iscriversi all'università.
sono state iscrizioni in parte fittizie, perché poi a un anno di distanza, come vediamo, sono cresciuti molto i tassi di abbandono. Quindi il prossimo anno sarà importante verificare che i tassi siano nuovamente ridotti. Però l'abbandono non è un problema solamente nel primo e secondo anno, guardiamolo su tutto il percorso, vediamo le lauree triennali, può essere potenzialmente un problema anche fino al terzo anno e oltre il terzo anno. Come vediamo, questo è un dato su cui ragionare, dopo 3 anni a lauree triennali di fatto uno studente su 5 abbandona, il 20,4%, quindi è un dato da monitorare con attenzione. Dicevamo prima, grandi interventi e ottimi risultati sul diritto allo studio. Interventi finanziari molto molto cospicui. Il Fondo Integrativo Statale per Diritto allo Studio è aumentato nell'arco di pochi anni, passando da 162 milioni a 307 milioni, il 90% circa in 10 anni. Da qualche anno è stato introdotto un nuovo intervento che va sempre nella direzione del diritto allo studio, quindi in qualche modo a favore degli studenti, che è la cosiddetta no tax area. Quindi è stata ampliata la platea e anche i requisiti di coloro che sono esonerati dal pagamento delle tasse, con un sostegno finanziario che in questo caso va direttamente all'università e che negli ultimi anni è arrivato a 268 milioni, con un forte incremento rispetto ai 55 milioni iniziali, quasi 4 volte in 5 anni. Questi dati ci consentono, l'ha detto prima il Presidente, quindi non mi soffermerò molto, innanzitutto di passare dal 75 al 98% di studenti idonei che beneficiano della borsa di studio. Questo era un problema molti anni fa, ora non è più un problema. In quasi tutte le regioni raggiungiamo quasi il 100%, questo è importante. Dato ancora più rilevante, dipende se lo guardiamo dal punto di vista degli studenti o se lo guardiamo un po' dal punto di vista delle università. Io lo guardo dal punto di vista degli studenti, credo che questo rapporto debba parlare in primis agli studenti, che sono il vero cuore del sistema universitario. La no tax area ha fatto aumentare molto la percentuale di studenti esonerati totalmente dal pagamento delle tasse universitarie. Negli anni 11-12, ma fino al 15-16, sostanzialmente in Italia più o meno il 10% degli studenti non pagava le tasse all'università. Oggi questa percentuale è arrivata al 34,4%, è una percentuale molto molto rilevante, è una percentuale che, come vedete, ha delle differenze sostanziali nel Paese. Si va da una percentuale massima del 45% nelle isole a una percentuale del 26% a nord-est. Ci sono alcune regioni nel sud in cui questa percentuale raggiunge il 50%, questo è un dato anche importante. Attenzione, non avremo tempo oggi di guardare anche i bilanci dell'università, ma vi anticipo, per chi leggerà il rapporto, non è cambiato l'importo dei ricavi da tasse degli studenti per le università. Quindi questo significa che c'è stato un effetto redistributivo importante, un minor numero di studenti paga le stesse tasse che 10 anni fa pagava un numero più ampio di studenti, quindi la tassa per coloro che effettivamente la pagano è aumentata mediamente di 300 euro in 10 anni, quindi questo è stato l'effetto redistributivo complessivo. Se guardiamo ai laureati, diplomi di laurea e regolarità delle lauree triennali, abbiamo fatto la fotografia su questo, noi analizziamo le coorti, quindi seguiamo gli studenti nel loro percorso universitario, sono aumentati molti i laureati regolari, quindi entro la durata normale del triennio fondamentalmente. L'aumento si è registrato sia nelle università tradizionali ma soprattutto nelle università telematiche. Come vedete, nell'arco di pochi anni, nelle università tradizionali più 10%, nelle università telematiche più 28%. Ci sono, soprattutto nelle università tradizionali, delle importanti differenze territoriali. Stiamo migliorando tutti, però delle differenze rimangono. La crescita delle università telematiche credo che sia un elemento importante. Qui vedete, a 10 anni di distanza, la percentuale di corsi di studio, la percentuale di immatricolati, la percentuale di iscritti, la percentuale di laureati tra università tradizionali e telematiche, fondamentalmente è cresciuta di 10 volte nell'arco di 10 anni. Oggi come oggi, uno studente su 10 sceglie di iscriversi ad una università telematica. Questo è un dato importante da tenere in considerazione. Se guardiamo lo stesso dato e lo vediamo dal punto di vista dei docenti, quindi coloro che lavorano all'interno degli atenei, invece cambia un po' la fotografia, cioè un docente su 100 è in servizio presso le università telematiche, 99 su 100 sono in servizio presso le università tradizionali. Tema del percentuale di laureati nella popolazione, nella fascia più importante, 25-34 anni, siamo migliorati, siamo al 28%, anche qui grandi differenze territoriali,
tema da tenere in considerazione. Più avanti vedremo lo stesso dato nel confronto internazionale, che è ancora più interessante. Ricordiamoci però di questa slide e ricordiamoci delle differenze all'interno della del nostro paese. Dottorati di ricerca. Anche qui grande investimento negli ultimi anni, grande crescita dei dottorati di ricerca. Ci sono state due fasi, una prima fase corrispondente al primo DM del 2013 di razionalizzazione forte del numero di corsi di dottorato, come vediamo la parte del grafico che porta i dottorati da 1571 a 919, poi una graduale ricrescita nell'anno accademico 22-23, 1149 corsi di dottorato. Anche il numero di iscritti dopo una decrescita ha ripreso a crescere in maniera consistente. Abbiamo raggiunto il numero più alto nel 21-22 di 36.768 unità. Vi dico che il dato del 22-23 è ancora più alto rispetto a questo. Tema dottorati di ricerca, PNRR, ma soprattutto tema dottorati industriali con le imprese. Anche qui è stato fatto un grandissimo investimento da parte del Ministero negli ultimi anni. È molto importante la tabellina che vediamo in questa slide. Se osserviamo nell'arco di un biennio sui dottorati di ricerca c'è stato un investimento, oltre all'investimento del Fondo di finanziamento ordinario, di 415 milioni di euro. Una parte sul PON, ma una parte più consistente sui fondi del PNRR. Questo ha fatto sì che l'input di rafforzare i dottorati, soprattutto per quanto riguarda la collaborazione con le imprese, è stato raccolto. Abbiamo una parte importante di dottorati, oggi come oggi, che sono o in collaborazione o industriali o comunque in cui le imprese finanziano delle borse di studio. Abbiamo anche una novità dell'ultimo regolamento dottorati, un numero importante di dottorati nazionali che sta crescendo nell'ultimo anno, complessivamente 22 dottorati nazionali, sono quei dottorati che mettono assieme più istituzioni e che prevedono un numero minimo di 30 borse di studio. Attenzione però alla sostenibilità a medio termine di questi dottorati nazionali, nel senso che i dati che anche Anvur analizza e vede accreditando i corsi evidenziano che la parte più importante di questi dottorati si sostiene sui fondi PNRR. Dovremmo essere attenti quando non ci saranno più i fondi PNRR a non perdere l'investimento fatto in questi anni. Personale docente, complessivamente anche qui, come vedete un po' in tutti i dati che sto facendo vedere, dal 2012 al 2015-16-17 ci sono una fase di riduzione e poi c'è la crescita. Circa 61.000 docenti alla fine del 2022, crescita importante del 14% circa nel periodo 17-22, composizione completamente diversa della docenza in 10 anni, ma questo è la conseguenza netta della riforma della legge 240 con l'abolizione dei ricercatori a tempo indeterminato e l'introduzione dei ricercatori a tempo determinato. La parte più importante dei docenti attualmente sono i professori associati, che rappresentano più del 40% dei docenti in Italia. Dal punto di vista delle aree CUN, non tutte le aree sono cresciute in maniera omogenea, la crescita è stata generalizzata, ma ci sono alcune aree che sono cresciute di più, prima tra tutte l'area 9, l'area dell'ingegneria industriale dell'informazione, due aree, l'area 10 e l'area 6 soprattutto, si sono ridotte in termini di numeri. In questi numeri il dato forse un po' più preoccupante è l'area 6, lo dico perché è l'area delle scienze mediche. Stiamo e il Ministero sta lavorando molto sui numeri di medicina, sulle professioni sanitarie in generale, però abbiamo registrato questo calo della docenza nell'arco di 10 anni. Caratteristiche del personale docente. Età media dei professori ordinari associati in leggera riduzione, anche se a livello complessivo l'età media del nostro personale docente è comunque ancora un po' altina se confrontata con gli altri paesi. Dato importante, aumenta la percentuale di donne in tutti i ruoli, nel rapporto e soprattutto nei focus. Avremo un focus dedicato all'analisi di genere che riguarderà tutto il percorso dal momento in cui la studentessa si matricola all'università fino a quando diventa rettrice, e ce ne abbiamo molte oggi di rettrici, ma questo dato è importante perché vediamo che c'è stata una crescita complessiva anche nel ruolo dei professori ordinari e dei professori associati, quindi un aspetto sicuramente molto molto positivo. Il personale dirigente tecnico-amministrativo, so che oggi c'è qui il presidente del CODAU, l'amico Alberto Scuttari, ahimè purtroppo, ma lui lo sa meglio di me, il personale tecnico-amministrativo invece ha registrato una decrescita, leggermente si sta riprendendo l'organico nell'ultimo anno. Devo dire che credo che se noi, quando noi faremo questa fotografia alla fine del 2023,
Avremo dati molto più confortanti, perché c'è stato un investimento del Ministero molto rilevante nell'FFO del 2022, ma che continua. Anche recentemente c'è stato un intervento normativo a favore del personale tecno-amministrativo dell'Università, che rappresenta un po', se vogliamo, il motore su cui si appoggia anche la realizzazione, almeno amministrativa, e la gestione del PNRR, quindi un dato molto molto importante. Rapporti studenti per docente. Il Paese è migliorato, si è ridotto questo rapporto nelle università tradizionali. I numeri che abbiamo visto prima, di forte crescita degli studenti iscritti all'università telematiche, ma non accompagnata da un altrettanto irrobustimento del personale docente, inevitabilmente invece ha fatto crescere molto il rapporto per l'università telematiche, che passa da 152 studenti per docente nel 2012 a 384 studenti per docente nel 2022. Fondo di finanziamento ordinario, molte luci, prima fase di decrescita, ma negli ultimi 7 anni si è incrementato di 1,7 miliardi. Credo pochi giorni fa il Ministero ci ha inviato il parere per l'FFO del 2023, credo che siamo a 9,2 miliardi, quindi se questa slide l'avessi fatta un po' più avanti sarebbe ancora più alto il numero, questo è molto importante. Molto importante anche le caratteristiche con cui è distribuito l'FFO. Siamo passati da un modello in cui la quota storica aveva un peso rilevante. Il sistema universitario, dico per fortuna, è uno dei pochi tra le pubbliche amministrazioni ad avere un sistema di attribuzione dei finanziamenti con dei criteri molto eterogenei, completi oserei dire. Si guarda la parte della spesa storica, si guarda gli studenti con il costo standard per studenti che valorizza le differenze territoriali, c'è una parte importante che è la premialità e poi c'è una parte che qui è in azzurro che sono i cosiddetti interventi specifici, cioè interventi finalizzati. Su questo credo che la slide successiva probabilmente colpirà qualcuno. Negli ultimi 10 anni nell'FFO complessivamente si è consolidato 1,1 miliardi di euro, si sono consolidati di piani straordinari per il reclutamento dei docenti. Quindi quei numeri che vedevamo prima di crescita del corpo docente sono stati spinti molto da questo finanziamento che si è concentrato soprattutto tra i ricercatori. Questo credo sia molto importante, insomma va un riconoscimento particolare a questo tipo di intervento. Le università non statali. Qui il percorso è un po' diverso, come sapete le università non statali naturalmente avendo maggiore libertà sulle tasse ricevono minori contributi dallo Stato, complessivamente il finanziamento dopo una decrescita per alcuni anni è ripreso nel 2021, soprattutto per le non statali tradizionali, 2022 è tornato a scendere, sicuramente su questo ci sarà bisogno un po' di avere più stabilità nel finanziamento, anche se non è un importo particolarmente rilevante. Passiamo alle istituzioni AFAM, è un altro mondo, fa sempre parte della formazione superiore, è un mondo particolarmente interessante per tanti motivi che lo caratterizzano e lo differenziano dal sistema universitario. Numericamente le istituzioni sono molto di più, lo vediamo in questa slide, sono 159 nel 2022, una crescita importante delle istituzioni private, qui chiamate articolo 11, è molto più eterogeneo come tipologia di istituzioni, coesistono accademie di belle arti, statali e non statali, conservatori, statali e non statali, anche se recentemente, lo diremo dopo, tutti sono diventati statali, istituti superiori per le industrie artistiche, accademie nazionali, ne abbiamo due, una di danza e una di arte drammatica. Anche qui, numero di studenti in crescita, ma in crescita esponenziale. In 10 anni il sistema AFAM è raddoppiato. Gli studenti erano 42.000, nel 41.000, poco meno di 42.000, nell'anno accademico 11-12, sono quasi 83.000 a 10 anni di distanza. Quindi è raddoppiato il sistema delle istituzioni AFAM. Questo è un dato molto, molto, molto interessante. Qui la crescita anche ha riguardato molto le istituzioni non statali, che sono una parte importante del sistema AFAM, che rappresentano in termini di studenti, oggi come oggi, il 35% degli iscritti, era il 20,6% 10 anni fa. La crescita in termini di titoli di studio ha riguardato sia i diplomi di primo livello che quelli di secondo livello, quasi nella stessa misura. Se guardiamo le istituzioni complessivamente e le aggreghiamo per tipologia, più del 60% degli iscritti si concentra nelle accademie di belle arti e nei conservatori, che rappresentano un po' la struttura del sistema delle AFAM. Dato caratteristico del sistema AFAM, di cui andare molto orgogliosi, il sistema AFAM è molto internazionale
per quanto riguarda la capacità di attrarre studenti dall'estero. Vediamo in questa slide che sia nei corsi di primo livello sia nei corsi di secondo livello, pur essendoci una derivata in negativo negli ultimi anni, il numero di studenti è del 21,6% per i secondi livelli e del 12,8% nei primi livelli, complessivamente il 15%. In particolare gli studenti stranieri scelgono le accademie di belle arti e i conservatori di musica, che vanno per la maggiore per la nostra tradizione in questi settori. Crescita anche del personale docente delle istituzioni AFAM, anche qui una crescita che si è avuta soprattutto nell'ultimo anno, anno accademico 21-22, grazie ad un intervento importante del Ministero che ha stanziato 70 milioni di euro circa, vado a memoria ma credo di non sbagliare, per aumentare le dotazioni organiche di queste istituzioni che erano rimaste ferme per tanti anni e che hanno ripreso a crescere nel 21-22 e diciamo così, sono convinto che già se vedessimo oggi i dati aggiornati questa crescita sarebbe ulteriore, soprattutto sarebbe molto sulla direttrice del personale a tempo indeterminato. Finanziamento statale delle istituzioni AFAM è aumentato per diversi motivi, ma qua ne vorrei richiamare due. Uno che riguarda le istituzioni AFAM statali e uno le non statali. La crescita che vedete qui, che è più pronunciata per le istituzioni non statali, deriva da un percorso di statizzazione tecnicamente, cioè ci sono state una serie di istituti superiori di studi musicali, le cosiddette accademie storiche, che nell'arco degli ultimi anni sono state trasformate da istituzioni finanziate prevalentemente con i finanziamenti degli enti locali a istituzioni finanziate direttamente con finanziamenti statali. Questo percorso di statizzazione formalmente si è concluso dal 1 gennaio 2023. Questo finanziamento così cospicuo che vediamo per la parte diciamo così, gialla o arancione più chiara legata alle istituzioni private deriva proprio da questo percorso. Per le istituzioni AFAM statali anche qui una crescita importante perché si è fatto un percorso molto simile al percorso universitario. Si sono stanziati negli ultimi anni finanziamenti importanti sia per quanto riguarda gli studenti diversamente abili ma soprattutto si è allargata la no tax area anche alle istituzioni AFAM statali. Enti pubblici di ricerca. Questa slide è un'elaborazione dell'ultima VQR. Siamo andati a osservare i prodotti conferiti e siamo andati un po' a caratterizzare il nostro sistema degli EPR in termini di aree scientifiche. Il nostro sistema, come vedete da questa slide, è un sistema che fondamentalmente si concentra sulle aree STEM e sulle aree scienze della vita, che rappresentano la parte preponderante anche per le dimensioni di alcuni degli enti che vedremo tra poco, che caratterizza la ricerca scientifica degli EPR. Anche qui, ricercatori e tecnologi sono aumentati. Questo è un percorso che va un po' più indietro negli anni, iniziato più o meno nel 2017 con le stabilizzazioni del personale. Qui vedo che ci sono diversi presidenti di enti pubblici di ricerca, quindi sicuramente insomma, si riconosceranno in questa slide queste stabilizzazioni che hanno portato del personale che prima aveva dei contratti a tempo determinato a poter avere un posto a tempo indeterminato. C'è stato anche un finanziamento negli ultimi anni importante per il reclutamento di giovani ricercatori e qui i numeri si vedono, siamo a quasi 9.000 ricercatori e tecnologi complessivamente nel sistema delle PR con una crescita importante, circa il 97% sono a tempo indeterminato, poco più del 3% sono a tempo determinato. Dimensione degli EPR per numero di ricercatori e tecnologi. Questa slide un po' sintetizza quello che dicevo prima. Il 91% del sistema degli EPR è rappresentato da 4 enti su 14, dal CNR, che sostanzialmente rappresenta il 60% con 5.567 ricercatori e tecnologi, segue poi l'INFN col 12,6%, l'INAF 9,7%, l'INGV 6,7%. È evidente da questi numeri che poi quando scendiamo stiamo parlando di enti pubblici di ricerca che hanno dimensioni assimilabili a quelle di un dipartimento universitario, fondamentalmente più o meno in quella traiettoria. Anche qui il fondo di finanziamento ordinario ha registrato crescita, seppur leggera. Devo dire che ci sono stati finanziamenti ulteriori che troverete nel rapporto, ma non sono qui riportati, per gli enti di ricerca molto consistenti, straordinari negli ultimi anni. Attenzione all'ultimo anno, la decrescita che vedete non è una vera decrescita, infatti ci sono due linee di colori diverse, semplicemente l'ASI è passata dalla vigilanza del Ministero dell'Università
alla vigilanza del rappresentante del Consiglio dei Ministri e pertanto bisogna depurare il finanziamento da questo fenomeno e al netto di questo il finanziamento degli enti di ricerca è comunque aumentato. Un tema che invece forse andrà affrontato, i criteri di riparto del finanziamento sono sostanzialmente stabili negli anni, nonostante il decreto legislativo 218 del 2016, la riforma più importante degli ultimi anni degli enti di ricerca, prevedesse ad esempio un utilizzo importante dei risultati della VQR, che come vediamo incidono molto per il finanziamento dell'università, sugli enti di ricerca ancora questo passaggio non è avvenuto. Confronto internazionale. Alcune slide che oltre a dirci all'interno del nostro paese come siamo, proiettano il nostro paese verso gli altri paesi, soprattutto i paesi più importanti, che sono Germania, Spagna, Francia e Regno Unito, con cui dobbiamo confrontarci. Su alcune cose andrò veloce, perché le sono arcinote, credo. Questa, ad esempio, il fatto che purtroppo la nostra spesa in formazione terziaria rispetto al PIL è costantemente distante da quella degli altri paesi, anche se, ripeto, l'ha detto il nostro Presidente, forse dopo il PNRR potremo un po' aggiornare questi dati e auspicabilmente, secondo me, avere sicuramente segnali molto più confortanti. Il tema forse è più delicato, un po' prima l'abbiamo visto, e lo dico più delicato anche perché il Paese ha un andamento demografico molto preoccupante, relativo al numero di studenti stranieri che si iscrivono nel nostro paese rispetto a quelli che si iscrivono negli altri paesi. Su questo, come vedete da questi istogrammi, siamo nettamente al di sotto su quasi tutti i livelli, oserei dire, tranne forse le lauree triennali, dove la Spagna ha numeri più bassi rispetto alla nostra. Il dato più confortante è quello dei dottorati di ricerca, che tipicamente hanno uno spirito di internazionalizzazione, quindi abbiamo circa il 16% di dottorandi di ricerca che provengono da altri paesi, probabilmente con gli ultimi investimenti anche qui il dato dovrebbe tendere a crescere ulteriormente, ce lo auguriamo tutti. Però la domanda rimane: come internazionalizziamo il nostro sistema della formazione universitaria, che abbiamo visto ha dei numeri da un punto di vista degli immatricolati anche in prospettiva su cui qualche riflessione andrà fatta. Il saldo tra coloro che dall'Italia si iscrivono in altri paesi e coloro che da altri paesi entrano nel nostro paese. Questo saldo è cambiato in 7 anni. Nel 2013 avevamo un saldo positivo di più 37.000 studenti. Nel 2020 questo saldo è negativo di circa meno 20.000 studenti. Anche questo, diciamo così, è un corollario importante da considerare. Tema un po' più preoccupante, forse sono un po' le ombre a cui faceva riferimento prima il nostro Presidente, ma sono state richiamate anche dal Presidente Costa, il problema dei NEET, qui non mi soffermo, ma è evidente che la parte rossa degli istogrammi, dove noi siamo al 27% per la popolazione tra 18 e 24 anni, di ragazzi che non studiano, non lavorano e non lo cercano, si commenta da sola e quindi io credo che sia giusto andare alla slide successiva. Guardiamo una dimensione diversa, prendiamo una fascia superiore, popolazione tra i 25 e i 34 anni, confrontiamoci con gli altri paesi sulla percentuale di laureati. Siamo migliorati, bene, il dato è positivo, abbiamo incrementato dal 21% del 2011 al 28,3% del 2021, c'è solo un problema, che gli altri paesi partivano un po' più avanti rispetto a noi, ma sono cresciuti di più, quindi le distanze aumentano, questo è il vero problema, nonostante noi cerchiamo di crescere. Dove perdiamo di più, e anche questo va sottolineato, perdiamo di più sui cicli brevi e sulle lauree triennali, mi verrebbe dire un po' sulle lauree professionalizzanti, ma sono i cicli brevi quelli su cui dobbiamo fare un grande investimento, gli ITS che numericamente ancora non sono della dimensione che è sufficiente per colmare questi gap. Differenze in alcuni altri rapporti, io ne prendo uno, quello che ho evidenziato. È importante laurearsi, ma attenzione che negli altri paesi riconoscono molto di più il titolo in termini di differenza retributiva. Lo dico soprattutto in un momento in cui l'investimento forte che c'è stato sui dottorati di ricerca inevitabilmente e per fortuna ci consentirà di avere più dottori di ricerca. Facciamo però attenzione che con questi numeri il rischio è che l'investimento che abbiamo fatto sia una esportazione di persone molto qualificate, perché nel nostro paese il loro livello di formazione non è adeguatamente riconosciuto in termini retributivi. Siamo quasi alla fine, anche spero nei tempi. Parte della spesa in ricerca e sviluppo è tema dei ricercatori. La spesa in ricerca e sviluppo stiamo migliorando, anche qui
un po' miglioriamo su tutto, permangono delle distanze, ma siamo quindicesimi, quindi va un po' meglio sul tema della ricerca e sviluppo, va un po' meglio soprattutto se guardiamo la tabella di destra in termini di personale impiegato a tempo pieno in ricerca e sviluppo per 1000 unità di forza lavoro. Siamo passati nell'arco di 10 anni da 9,2 per 1000 a 11 per 1000. Scusate, a 13,5 per 1000, quindi siamo undicesimi. Questo dato è molto confortante, però va letto con la slide successiva, che in questo personale purtroppo, se guardiamo la percentuale di ricercatori in senso stretto, questa percentuale è ancora troppo bassa. Siamo al 45% rispetto alla media di 27 paesi UE, che è del 63%. Quindi l'investimento sì è stato fatto, ma forse dobbiamo aumentare, e penso stiamo andando in quella direzione, il numero di ricercatori. Produttività scientifica è stata citata all'inizio dal Presidente Costa, richiamata dal nostro Presidente. Abbiamo aumentato in maniera importante la nostra presenza rispetto alla quota mondiale. Nel periodo 16-11 siamo al 3,9%, in precedenza eravamo al 3,6%. Questo è un dato importante che va letto anche col fatto, nel rapporto lo trovate, che sono aumentate le nostre collaborazioni internazionali in termini poi di attività di produzione scientifica. Siamo produttivi sia misurando le pubblicazioni sui ricercatori, ma ancora di più sui ricercatori pubblici. Vedete che passiamo sui ricercatori pubblici da un dato di 1,08 del 2015 a un 1,31 del 2020, quindi bene, assolutamente. Capacità di attrarre finanziamenti europei. Questo è un po' un consuntivo di Horizon 2020, l'ultimo programma che si è chiuso, ora stiamo invece lavorando su Horizon Europe. Questo è un tema che più volte, insomma, abbiamo già trattato, non siamo gli unici, attenzione, con Germania e Francia noi contribuiamo al bilancio dell'Unione Europea in termini percentuali maggiormente rispetto alla nostra capacità poi di riportare nel nostro paese i finanziamenti. Se vedete, Spagna e soprattutto Paesi Bassi sono esattamente l'opposto, contribuiscono meno, hanno la capacità di recuperare più finanziamenti. Questo è un dato molto molto importante. Sicuramente da questo punto di vista incentivare i nostri ricercatori ad applicare per le call internazionali, soprattutto sui finanziamenti di Horizon Europe, è particolarmente importante. Siamo comunque migliorati, qui stiamo mettendo a confronto tre programmi quadro, FP7, Horizon 2020, Horizon Europe, volutamente Horizon Europe è asteriscato perché è in corso, però i giochi sono quasi fatti. Siamo gradualmente aumentati in termini di capacità di avere dei risultati positivi per progetti con istituzione ospite italiana. Vedete che gli istogrammi color arancione, soprattutto per quanto riguarda i consolidator grants e i starting grants, aumentano, va un po' peggio sugli advanced fino ad H2020, ma riprendono con Horizon Europe. Speriamo che questo sia un segnale positivo che ci porterà poi ad avere un consuntivo Horizon Europe in crescita rispetto a Horizon 2020. Io ho terminato, consentitemi solamente 2 minuti, visto che non li ho fatti all'inizio, per ringraziare le tante persone che sicuramente ci stanno seguendo, ma le tante persone che mi fa piacere hanno accolto il nostro invito ad essere presenti qui oggi. Farei sicuramente torto a qualcuno se ne nominassi solamente pochi, e quindi li guardo, e mentre li guardo tutti sanno che io li sto in qualche modo riconoscendo. Fatemi fare però un ringraziamento particolare sia a chi ci ha ospitato oggi qua, quindi al Presidente della Camera, il nostro Ministro con cui, diciamo, il dialogo è costante e che, insomma, l'ha richiamato, è molto proficuo e ci ha recentemente, insomma, consentito anche di crescere, quindi in prospettiva forse nel prossimo rapporto parleremo di una crescita del sistema, ma anche di una crescita dell'Agenzia, che sostanzialmente in questo periodo compie 10 anni. Un ringraziamento particolare sentito a tutti coloro che ci hanno dato una mano a redigere questo rapporto, anche qui ne vedo tanti, sia i colleghi del Ministero, sia i colleghi di altre istituzioni, e ancora più particolare ai colleghi dell'Ambur, ai funzionari che vedo seduti nelle diverse file, un po' a sinistra e un po' a destra, anche loro riconoscono dal mio sguardo i ringraziamenti, ma veramente grazie per tutto questo lavoro, è soprattutto merito vostro. E grazie al Consiglio Direttivo dell'Agenzia che ha coordinato assieme al Presidente in maniera magistrale il lavoro che in qualche modo oggi ho cercato di presentare, sperando di aver interessato questa platea. Grazie a tutti.
Allora, buongiorno a tutti, mi presento da sola, sono Anna Maria Bernini, pro tempore, ministro dell'Università, della Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, come è stato giustamente ricordato. Permettete anche a me di cominciare con qualche ringraziamento. Prima di tutto un ringraziamento ai padroni di casa, nella persona del ministro, adesso presidente, vicepresidente della Camera Costa, che ha molto agevolato il nostro ruolo perché ha praticamente, diciamo, anticipato una buona parte dei dati, ma ripetita iuvant, ci insegnano che quando le cose devono essere fissate, più le si dice, più le si racconta, più le si cristallizza e più rimangono impresse. Quindi voi avrete, credo, 3-4 tornate di dati, che peraltro, devo dire, io considero più luci che ombre, anche se credo che il mio compito sia quello di partire dalle ombre, lasciando le luci e ringraziando per le luci chi è venuto prima di noi. Devo dire grazie, a parte i padroni di casa, a chi ha fatto gli onori di casa, cioè al presidente Auricchio, Antonio Felice Auricchio, a cui mi lega, devo dire, non solo un rapporto di collaborazione che non è solo costante, dottor Livò, la prossima volta un po' più generoso, è sicuramente un rapporto estremamente proficuo, un rapporto che tiene conto del fatto che la valutazione per noi è essenziale. Per noi la valutazione è un sismografo, è un metronomo, è uno strumento attraverso il quale riusciamo a mappare le nostre policies. Quindi grazie ad Antonio Felice Auricchio e grazie a Daniele Livon che lo rendono possibile. Grazie naturalmente a tutto il team ANVUR che ho avuto il privilegio di conoscere, con cui ci siamo confrontati in maniera, direi, non solo proficua, efficace, soddisfacente, a tratti effervescente, e che ha consentito, questo lasciatemelo dire, di aumentare la piccola grande famiglia ANVUR di 15 nuovi elementi che saranno certamente utili per la vostra valutazione. È vero, ha ragione il presidente Auricchio, poi bisogna sempre chiedere, per sicurezza bisogna sempre chiedere, ha ragione il presidente Auricchio a dire che facendo una valutazione comparativa rispetto ad omologhe agenzie europee e straniere di settore, ANVUR è piccola, ma come sanno bene i presidenti Fantoni, Graziosi e Miccoli, che approfitto, i già presidenti, past president, però è come il sacerdote, semel semper, quindi sempre presidenti, una volta presidenti, sempre presidenti, Fantoni, Graziosi e Miccoli, sanno bene che è nata questa agenzia su dei presupposti a tratti diversi da quelli che hanno caratterizzato, come posso dire, la fluidità valutativa che è tipica di alcuni sistemi che non sono il nostro, come sistemi di common law più abituati a essere valutati. Noi abbiamo per certi versi creato una vera novità, non solo introducendo ma anche sistematizzando e normalizzando la valutazione, che è probabilmente l'aspetto più importante, l'aspetto più efficace della valutazione stessa. Permettetemi di ringraziare i valutati, il magnifico tra i magnifici, il presidente Salvatore Cuzzocrea, che è presidente di CRUI, e con lui naturalmente tutti i magnifici rettori e le magnifiche rettrici qui presenti, il presidente dei presidenti degli enti pubblici di ricerca italiani, il professor Antonio Zoccoli, e con lui naturalmente tutti i presidenti e le presidenti degli enti di ricerca, ma permettetemi un ringraziamento particolare a chi è ministro dell'Università e della Ricerca o ricerca scientifica che sia, da prima di me, cioè Maria Chiara Carrozza, il professor Profumo, il professor Bussetti, che appartengono naturalmente allo scenario, appartengono in maniera significativa e profonda allo scenario che oggi è stato tratteggiato. Quindi grazie a loro per quello che hanno fatto, grazie a loro per quello che hanno lasciato e grazie a loro per le suggestioni che hanno dato e daranno ad una dimensione che comunque va continuativamente implementata, perché le cose cambiano, e molto. Ed è uno dei motivi per cui diciamo, l'effervescenza del nostro rapporto con ANVUR passa anche attraverso i tempi della valutazione. Noi diciamo ad ANVUR, e naturalmente noi valutiamo, vogliamo essere valutati
e vogliamo valutare i valutatori, perché quella è la cosa divertente, no? Quindi altrimenti, cioè, se c'è una valutazione monodirezionale non funziona. Quindi noi chiediamo ai nostri valutatori di valutarci in maniera tempestiva, quindi non già quelle valutazioni antiche che hanno così un sentore di foto seppiata di un passato che non esiste più, ma valutazioni più, come posso dire, in linea, non fate quelle facce, lo sapete che ho anche in linea con diciamo i tempi, col principio di realtà, con i tempi che cambiano con una velocità straordinaria e soprattutto dal Covid in poi hanno avuto un booster di accelerazione che probabilmente ancora non siamo in grado di quantificare. È vero che questo report ha un significato profondo per alcuni degli aspetti che rappresenteranno una, come posso dire, uno stimolo per le nostre politiche di governo. È altrettanto vero che dobbiamo rimanere vigili, perché alcuni degli effetti non si sono ancora manifestati, lo ricordavano giustamente il Presidente e il Direttore Generale, non si sono ancora manifestati non perché loro non li abbiano captati, ma perché nel frattempo la prospettiva di scenario è cambiata una, due, tre volte e quindi noi, come posso dire, ci troviamo a fare i conti con una realtà ongoing, mettiamola così. Io avrei probabilmente voluto, dovuto, e con questo consentitemi di ringraziare tutto lo staff del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, che è veramente di straordinaria qualità, a partire naturalmente dai direttori generali, dalla diretta collaborazione. Ringrazio il segretario generale Francesca Gagliarducci, ringrazio il capo di gabinetto Marcella Panucci, ringrazio il mio capo segreteria tecnica Alessandro Aresu, che non vedo ma potrebbe essere da qualche parte nascosto, quindi la cosa non rileva. Ringrazio loro per tutti, perché il Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica è un meccanismo complesso, estremamente raffinato, estremamente delicato, che tratta temi sensibilissimi e lo fa, devo dire, con un'abnegazione, con una capacità a volte di andare, come posso dire, oltre l'impegno che un mandato implicherebbe, che sentivo di dovervi testimoniare. È un ministero che lavora molto bene, un po' sottodimensionato, ma questo, visto che di solito si lamentano tutti con me, consentitemi di fare una piccola lamentazione a me stessa. Chi lavora su dei temi che sente molto fortemente, quindi vorrei evitare di portare alla vostra attenzione dati che sono già acquisiti, appunto li avete sentiti, sarebbe la quarta volta che ve li racconto, anzi consentitemi anche un ringraziamento particolare al professor Stefano Paleari, già anche lui presidente Crui, già rettore, ed è un nostro, come posso dire, amicus curiae molto vicino e molto importante. E dicevo, vorrei usare delle parole chiave per commentare quello che ho appena visto, che in parte già conoscevo, ma su cui ovviamente mi riservo un margine di riflessione molto, ma molto più approfondita. Cominciamo dalle iscrizioni all'università / abbandoni, che è sinceramente il dato che mi ha colpito di più. Prima di tutto perché è l'unico dato, sì, diciamo stabile in calo in realtà, perché essere stabili in 10 anni significa calare, soprattutto se aumentano le immatricolazioni. Quindi vuol dire che quel 60% è già basso, qui sì facciamo una valutazione comparativa con i nostri partner europei, lasciamo stare i common lawisti, ma anche con i nostri partner europei, un 60% di iscrizioni, visto che sono aumentati i diplomati, è basso. Che si può fare? Mi limito, ripeto, a delle considerazioni che attengono alle nostre attuali linee di impegno del Ministero. Prima di tutto lavorare sull'orientamento, cosa che è da un lato un target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
che noi condividiamo è diciamo attività interministeriale con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, collega Valditara, ma che però rappresenta da un lato un incentivo, un intelligente incentivo, che non è un'attività di promozione dei singoli atenei che raccontano la loro offerta formativa. Si tratta di un vero orientamento, soprattutto su materie, temi, ambiti di operatività che sono il futuro. Devo fare l'esempio delle STEM, anzi delle STEAM, come si dice ora, non c'è bisogno. Ci sono mestieri per cui noi dobbiamo orientare e attrezzare i nostri studenti, i nostri discenti, che ancora non esistono e che si formeranno strada facendo. Quindi a maggior ragione l'orientamento è importante, anzi fondamentale. Ed è importante anche per evitare gli abbandoni. Anche gli abbandoni sono alti. Anche gli abbandoni sono alti. Io non so se... nel periodo della pandemia si sia tentato di iscriversi all'università, poi si sia dismessa l'iscrizione, non so, l'eziologia io non sono in grado di valutarla, sinceramente non ho capito da voi quali siano le motivazioni, forse non riusciamo neanche a coglierle fino in fondo, però quello che rileva è che non possiamo permetterci di far perdere tempo ad una popolazione studentesca che comunque non è giovanissima rispetto ad altri standard europei, soprattutto diciamo angloamericani ed anglosassoni. Quindi non possiamo portare il processo, l'iter formativo dei nostri discenti oltre un certo limite, rischiando anche di non ammortizzare l'alea dell'abbandono. Questo lo dico perché soprattutto nell'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia, che voi come sapete abbiamo aperto in maniera ragionata sulla base dei fabbisogni, facendo una valutazione complessiva che ricomprendeva anche il presidente della CRUI, la conferenza Stato-Regioni, cioè i nostri, come posso dire, stakeholders dei numeri. Ecco, abbiamo valutato che fosse meglio un'apertura programmata sulla base dei fabbisogni e costantemente monitorata, che prevedere quel modello francese che alcuni ci proponevano, che voi tutti conoscete, del biennio orientativo, che però rischia di essere disorientativo se non ben praticato. Quindi anche su questo diciamo, abbiamo fatto un ragionamento comparativo di prospettiva sulla base dei numeri e sulla base del principio di realtà. Quindi ancora mi concentro sempre sulle ombre, su quello che stiamo facendo, poi ripeto, è veramente una, come posso dire, un carotaggio di prima approssimazione, ma sono cose su cui stiamo lavorando con molta intensità. Abbiamo percepito da subito che esisteva una forte discrasia geografica di iscrizione all'università. E qui abbiamo un po', come posso dire, il dilemma del prigioniero, perché da un lato è nostro dovere, noi non siamo la GCM, non siamo regolatori del mercato, il nostro mercato sono gli studenti, noi dobbiamo garantire il diritto allo studio e il diritto alla scelta degli studenti, quindi non possiamo coartare gli studenti a scegliere di studiare dove non vogliono studiare, però dobbiamo creare le condizioni perché possano decidere fluidamente di diversificare anche geograficamente le modalità della loro offerta formativa, e tutto questo per noi si chiama Erasmus italiano, ovvero la possibilità, abbiamo già un progetto pilota a Bergamo, Reggio Calabria, questo per dare la misura, no, del diciamo nord e sud che si toccano, tenendo conto del fatto che le professionalità che noi dovremo formare sono e saranno sempre più transdisciplinarie e che la transdisciplinarietà sta nella multiformità dell'offerta formativa, perché non approfittare della straordinaria qualità e multiformità della nostra offerta formativa dei singoli atenei per consentire in maniera ovviamente razionale e strutturata ai nostri studenti, ai nostri discenti, di percorrere cicli formativi in diversi luoghi geografici del nostro paese, ripeto, in maniera ordinata, strutturata e razionale. Perché non consentire a un biologo di cominciare a Milano e finire biologia marina a Palermo piuttosto che a Napoli, invento ma non tanto? Perché non consentire a un ingegnere di cominciare a Messina e proseguire a Milano? Perché non consentire a un medico di fare medicina e diciamo Messina di nuovo in onore del nostro magnifico dei magnifici? Ecco, proseguendo con una vocazione ingegneristica a Milano,
Esattamente, Lazio, non voglio nemmeno favorire troppo alcune localizzazioni geografiche. Ecco, questo è un modo per consentire agli studenti di diversificare anche, come posso dire, fisicamente la loro presenza e la loro attività di formazione. Naturalmente tutto questo, visto che il diritto alla scelta semplicemente non esiste se non è supportato dal diritto allo studio, garantendo loro borse di studio e residenzialità. E qui vengo al punto su cui mi aveva sollecitato l'amico e collega Costa. Residenze, certo, noi al netto dei tendaggi che abbiamo visto, delle tende davanti alle università, abbiamo cominciato a lavorare sulle residenze universitarie dal primo minuto in cui abbiamo preso servizio, perché non è solo un target per noi, non è solo un target PNRR, ed è tanta roba comunque come target PNRR, perché pensate, ora ne abbiamo 40.000, allo Stato ne abbiamo già raggiunti 50.000, dobbiamo arrivare a 100.000 entro il 2026, cioè dobbiamo fare in 3 anni quello che non è stato fatto in 40 anni. Sfidante, non impossibile, però altamente sfidante. Dobbiamo diversificare, dobbiamo mettere a disposizione tutte le risorse che abbiamo, soprattutto dobbiamo farlo perché non è solamente un obiettivo PNRR, è un'esigenza sociale ed è anche un modo, il modo attraverso cui consentire ai non abbienti di esercitare realmente il diritto allo studio, unitamente alle borse di studio. È vero che c'è stato uno spalmo, un'ammortizzazione dei ratei universitari perché è aumentata la no tax area, ma del resto anche lì è inevitabile, soprattutto da una certa latitudine in poi, che questo comporti una sofferenza per i singoli atenei, perché ci sono atenei che ovviamente vivono sulla loro pelle il fatto di avere studenti che provengono, diciamo, da perimetri ISEE meno fortunati. Quindi anche su questo dovevo pensare a una perequazione. Altro tema, io faccio sempre un riferimento alle ombre, però costruttivamente, perché qualcuno mi ha detto che se si dà o si pone un problema senza avere una soluzione, si diventa parte del problema. Quindi io cerco in qualche modo di dire la nostra, no? Quello che noi stiamo facendo per cercare di risolvere quantomeno parte del problema e di non diventarne una porzione. Ecco, sull'Erasmus italiano vi ho detto, stiamo cercando di lavorare proprio per consentire questa multilocalizzazione, mettiamola così, multilocalizzazione. È un'azione combinata, è un'azione che tiene conto anche del fatto che stiamo cercando di alimentare parte con i fondi del PNRR, parte con i nostri fondi, anzi con i vostri fondi, cioè con la legge di bilancio, su cui abbiamo subito messo 900 milioni, di cui 400 sulle residenze universitarie e 500 sulle borse di studio, l'implementazione appunto del diritto allo studio. Questo vale per gli studenti, ma per quanto riguarda alcune iniziative PNRR, di cui noi condividiamo l'obiettivo, e poi prometto la sintesi, questo è, diciamo, è il penultimo argomento che affronterò, poi mi rendo conto che esiste, come posso dire, un limite costituzionale alla richiesta di attenzione anche così garbata vostra, insomma, non abuserò della vostra cortesia. Però dicevo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha obiettivi condivisibili, straordinariamente sfidanti, lo abbiamo detto, e utili sotto profilo economico e sociale a un paese come il nostro che risente di ritardi un po' storici. È altrettanto vero che gioco forza, non abbiamo mai rinnegato nulla, ma gioco forza, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata un'operazione top down, calata dall'alto, velocemente, senza avere la possibilità di consultare i nostri, diciamo, soggetti attuatori o i nostri stakeholders. Quindi noi stiamo facendo i conti con i primi effetti reali, no? Sulla realtà del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza qui e ora. Ed è per questo che dovremmo implementarlo, non voglio dire modificarlo, ma dovremmo sicuramente implementarlo, ridefinirlo. Un esempio, il direttore Livon parlava dei dottorati industriali innovativi. Perfetti, cioè sulla carta una idea straordinaria, adesso vedo anche il rettore Pettinari, un'idea straordinaria perché
che era delegato all'attività, diciamo, di implementazione dei dottorati industriali innovativi. Perché un 50% di cofinanziamento da parte del MUR unitamente a un 50% di cofinanziamento da parte dell'impresa è il match perfetto, il matrimonio perfetto. Il problema è che spesso i coniugi non si conoscevano. E questo portava, come posso dire, qualche piccola turbolenza all'interno della vita matrimoniale. Quindi, e soprattutto l'ambito di applicazione di questi dottorati era estremamente limitato. L'impresa manifatturiera, è ben vero che siamo un paese manifatturiero, ma non c'è solo quello. Ci sono i servizi, ci sono le reti d'impresa, ci sono le associazioni d'impresa. Probabilmente portare la ricerca nell'impresa e radicare il ricercatore con un contratto di lavoro all'interno dell'impresa funziona soprattutto se la dimensione dell'impresa è piccolo-media. E se è piccolo-media non necessariamente si può permettere da solo un cofinanziamento al 50%, quindi ha bisogno di Confindustria, ha bisogno di reti d'impresa che non rientravano, e questa è stata l'intuizione di Marcella Panucci, non rientravano nell'ambito di operatività dei primi dottorati industriali innovativi. Quindi ora dobbiamo vedere, dobbiamo confrontarci, per quello tante volte diciamo ci dobbiamo confrontare col principio di realtà. Dobbiamo confrontarci col principio di realtà e spalmare le ottime idee che si sono avute in tempi molto ristretti su quello che dobbiamo fare ora. E questo sicuramente, questo rapporto ci aiuta moltissimo perché ci dà la misura di come si siano identificate, come posso dire, delle patologie di sistema che ora o mai più, scusate la terminatività, ma ora o mai più abbiamo la possibilità, non dico di risolvere, però parzialmente di emendare. Questo è il momento giusto. Questo è il momento giusto per fare le cose. Quindi, ovviamente, insieme, per quello, cioè, non è solo un dialogo costante, me la sono presa, non è solamente un dialogo costante, è un dialogo estremamente proficuo. Altrimenti, cioè, se manca la parte applicativa, non serve a niente. E a questo proposito si parlava della fuga dei cervelli, solo un riferimento, io ovviamente non posso fare riferimento a tutte le slide anche se sono state tutte interessantissime. Io già una volta sono inciampata sulla fuga dei cervelli, quindi starò molto attenta. Io non è che non creda alla fuga dei cervelli, io credo alla contaminazione dei cervelli, cioè credo che sia molto importante per chi lo vuole fare andare e tornare. Chi vuole rimanere nei luoghi a cui appartiene e non muoversi mai è liberissimo di farlo, rientra nel diritto alla scelta. Ma chi ritiene, come diceva giustamente Galileo, che il suo sapere, giustamente, era solo Galileo, chi ritiene che il suo sapere non sia mai consolidato fino a che non si incontra con i saperi altrui, qualche giretto fuori dall'Italia sarebbe opportuno lo facesse. Quindi noi dobbiamo creare le condizioni per farli andare, ma soprattutto per farli tornare, per rendere il nostro paese un luogo attrattivo per chi vuole tornare e per chi vuole venire da fuori. Perché il tema demografico si risolve sia con l'orientamento per quelli che ci sono, è chiaro che non facciamo nascere bambini con l'orientamento, però anche portando da fuori capitale umano che venga ad abbeverarsi al nostro saper fare. Che non è solo un saper fare, è un saper fare bene, anzi benissimo. E concludo con un riferimento ad AFAM, poi tante cose avremmo ancora da dirci, ma veramente non vi voglio ammorbare con un eccesso di considerazioni, anzi mi scuso di essere stata troppo prolissa. Oggi è la giornata, è la festa europea della musica. Ed è anche il solstizio d'estate, bello, no? La giornata più luminosa dell'anno è la festa della musica. È vero che gli AFAM sono naturalmente, istintivamente internazionalizzati, ma è evidente, perché sono il nostro grande saper fare e bene italiano. L'arte siamo noi. I primi cittadini europei sono gli artisti del Rinascimento. Sono coloro che andavano portando in giro per l'Europa il grande saper fare italiano. Non sapevano ancora di chiamarsi italiani, ma portavano il nostro grande, grandissimo saper fare bene. Quindi chi più di noi e chi meglio di noi sente la responsabilità, deve sentire la responsabilità di trasferire tutto questo sui nostri studenti,
su chi ci guarda da fuori e vorrebbe venire da noi, ma magari non pensa che il nostro pacchetto attrattività, retention, sia sufficientemente capiente, perché magari avere un grant internazionale, avere un ERC o un Marie Curie da spendere in Italia è meno profitable che spenderlo altrove. Ecco, a questo dobbiamo porre rimedio. Lo abbiamo fatto per quanto abbiamo potuto, aggiungendo un 30% alla dotazione dei ricercatori o dei docenti che, vincendo un grant, una borsa di studio internazionale, vengono ad agirla, ad esercitarla in Italia. Ma ovvio che si dovrà lavorare sulle infrastrutture di ricerca, che vi chiederemo di valutare, che si dovrà lavorare sulla ricerca, che loro si sono, diciamo, sottoposti alla vostra valutazione, che però in questo momento è un vostro esercizio di stile. Mettiamoci un criterio premiale. La vostra valutazione abbia una valenza premiale esattamente come l'ha per le università. Quindi vedete, tante cose da fare insieme, mi auguro tanto tempo per farle, e tanta gratitudine a voi che mi avete ascoltato fino ad ora. Grazie, grazie infinito. Grazie Ministro e grazie a tutti per... Grazie. Fantastica. Grazie, allora la cerimonia è conclusa.